La dottoressa Nicoletta Derme, presidente della LILT provinciale di Latina. Ecco il contributo proprio della LILT in questa campagna del Nastro Rosa che oggi viene chiusa, ma che insomma continua sempre con impegno per la prevenzione del cancro al seno. Grazie, buongiorno. Posso dire che la LILT fa campagna Nastro Rosa tutto l'anno perché i nostri ambulatori non si fermano mai, le nostre visite sono gratuite. E certo, il 2021 è stato sicuramente penalizzato dall'emergenza Covid. Abbiamo sentito anche ieri il Presidente della Repubblica dire quanto ha inciso il Covid nella mancata prevenzione del tumore. Noi abbiamo riaperto gli ambulatori, facciamo le visite serologiche. Facciamo informazione e sensibilizzazione, certo c'è mancato un pochino l'approccio con il pubblico, tanti eventi non si sono potuti fare, però devo dire che è stato un ottobre rosa molto vivo. Abbiamo aperto ancora un bel evento, poi la passeggiata alla Gorga, la mensa, il compleanno di Teta, Cisterna, Salvaudia. Insomma, si è ritrovato il fermento degli anni belli della pandemia. Per cui nel 2022 celebreremo 100 anni del nazionale e pensiamo di incrementare notevolmente la campagna di sensibilizzazione al tumore al seno, ritornando nelle scuole. Benissimo, anche i dati sono confortanti, si è raggiunto finalmente il 50% per quanto riguarda la risposta agli screening. Ecco, la prevenzione, la campagna per la prevenzione, ecco, fa tutto questo. Gli screening sono importanti, la risposta agli screening è fondamentale, anche per poter ampliare la fascia d'età. E noi come LILT cerchiamo di sensibilizzare le donne ad aderire agli screening della. Noi siamo sempre partner di Press Unit, quindi il nostro compito è quello di spingere agli screening, la prevenzione e la diagnosi precoce. Siamo alla chiusura di un'ennesima campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Siamo in ambiente universitario questa mattina a Latina, il dottor Alfredo Cecconi della LILT regionale. Ecco, c'è sempre stata questa sinergia della LILT con l'università, con la Breast Unit, per aiutare tante donne a prevenire e a curare il cancro al seno. Alfredo, secondo la via importante, ma a fianco a queste noi adesso stiamo insistendo soprattutto sulla riabilitazione, perché la donna recuperata deve tornare pienamente nella società, negli affetti, nella famiglia. Questo è il messaggio più importante. Si può, lo possiamo fare tutti assieme, la facciamo. La LILT sempre in prima fila, ecco, quest'anno come è stata portata avanti questa campagna, se ci sono stati appunto dei risultati raggiunti in una maniera superiore alle precedenti edizioni. Sì, i risultati sono buoni, incoraggianti non solo per la partecipazione degli enti locali, ma anche per l'accrescimento di quella sinergia che invocavamo sia con la Press Unit, con gli altri collegamenti istituzionali e del volontariato e del terzo settore. È nato una network proprio delle Press Unit a livello regionale. La LILT come associazione di volontariato guarda alla Press come parte integrante. Ecco, un impegno considerevole per dei volontari che appunto devono impegnarsi a tutto tondo per aiutare delle strutture di importanza come la Press. Perché ci muoviamo sempre all'insegna del volontariato di qualità. Poi il volontariato di qualità e quindi serve, oppure attiene a un altro tipo di attività, ma questa è secondaria rispetto all'obiettivo di volontariato.